Il suo paese è oggetto di molto interesse in questi giorni, almeno da noi. Ho letto che Miranda detiene il record mondiale degli omicidi in rapporto agli abitanti, è vero? No, colonnello. Lei è in errore. Ma no, sembra che si uccida per un sì o per un no, gratuitamente. Almeno 30 morti al giorno. No, colonnello. Credo che lei stia cercando di offendermi. Io? Oh, neppure lontanamente. Io dico quello che so. L'ho letto di recente in un'inchiesta molto seria. Mi permetta di mettere in dubbio le sue parole. No, le ripeto, io so quello che dico. Se io non fossi un suo invitato, le chiederei soddisfazione. Ignoravo che questo costume cavalleresco avesse attecchito in quella vostra contrada semiselvaggia. Signore, lei ha insultato la Repubblica di Miranda. Ho detto fra noi, io della Repubblica di Miranda altamente me ne sbatto. E io defeco sul vostro esercito, nella sua totalità. Ma cosa è successo, Jean-Paul? Io non ho sentito niente. Via, si calmi, colonnello, la scongiuro. L'ambasciatore è un uomo squisito, io non... L'ambasciatore è un cafone, l'ho trattato come tale. Io, è impossibile, c'è stato un malinteso. No, la prego, si calmi, caro colonnello, ci dica precisamente com'è andata. Ma lei che cosa ha detto? Così tragico. Permesso. Perché? Colonnello.